Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi di nuovo con Next Car Game Wreckfest, titolo che avevamo già visto allora parecchi mesi fa, barra anni fa, appena uscito, ancora ad accesso anticipato. Poi recentemente vi avevo portato un altro video, siccome vi è garbato oggi volevo tornare su questo titolo di guida di istruzione sostanzialmente, perché è abbastanza cattivo come titolo. Questo è il nostro veicolo, tra l'altro guardate che livrea, ma l'ultima volta non avevamo questa livrea se non ricordo male. Forse c'è stato anche qualche aggiornamento, molto ma molto figa, tra virgolette, abbastanza auto di fantozzi, però i nostri crediti sono quello che sono, quindi onestamente non è che possiamo acquistare di molto in performance. C'è da dire però che comunque noi, a parte poter acquistare altre auto, qui vediamo, la nostra è del campionato europeo, comunque rientra nella categoria europea, ci sono anche quelle americane... Europa, America. Cos'è? Ma cos'è? Un trattore? Ma scusi. Aspetta, ci hanno messo anche un trattore. Ma noi lo dobbiamo assolutamente provare, quel trattore. Che poi noi abbiamo... questa qui, credo. No, quale abbiamo noi? Perché vedete, dello stesso modello ce ne sono più tipologie. Secondo me noi abbiamo quella più barbona, ma va bene, non è un problema. Abbiamo comunque 5.900 crediti. Per quanto riguarda le parti, noi abbiamo acquistato qualcosina. Ecco, European 1, quindi abbiamo la versione 1 dell'auto. Non abbiamo neanche acquistato tutto per quanto riguarda, vabbè, motori, altro... No, no, in realtà sì, forse qualcosa l'abbiamo acquistata... Sì, sì, sì. Allora, vabbè, facciamo una cosa. Investiamo un pochino. Acquistiamo un'altra auto. Il trattore, ce lo vediamo con calma e circospezione in altre occasioni. Però c'è questa qui, American 5. Che è molto, ma molto figa, no? Sarà la livrea nera che è cattiva, magari è quella che ci frega. Però la possiamo acquistare, quindi andiamo con American 5. Ok. Perfetto, quindi in linea teorica ce l'abbiamo. Eccola qui, eccola qui. Vabbè, la testiamo anche questa, no? Tra l'altro, qui possiamo andare a montare anche i vari pezzi che possiamo un pochino... Allora, cambia parte. Ah, dobbiamo comunque acquistare il 79%, non so se... Ah, non possiamo... Ah, senza una crew non possiamo... E come faccio ad entrare in una crew? Crew. European 1. In realtà è American 5, però... Assegna. Crew 1. Ok, quell'altra non ha una crew. Vabbè, sti cazzi. Poi nel caso la ricambiamo. Comunque, sta di fatto che adesso possiamo riparare questa parte e guadagna un punticino. Vabbè, per il momento non è male. Andiamo a vedere invece la livrea. Ah no, dobbiamo acquistare anche la livrea. Lì mortacci tua però, eh. Forse. No, non è qui la livrea. Datemi una livrea. Maledetti. Vabbè, non fa niente. Andiamo con questa black cattiva. Vediamo un pochino. Queste le stanno ancora costruendo. Stadio piccolo. Questo è per i trattori. Poi ci compriamo anche il trattore, eh. Mud Pit, Speedball. Però no, non facciamo il deathmatch. Cioè, scusate, possiamo... Allora, questa ci era piaciuta però, eh. Team Race, no. 5G, dai, questa ci era piaciuta. Andiamo. Questa è quella ad 8, quindi potrebbero scattare risse, incidenti e quant'altro. Cos'altro? Vabbè, il video, magari questi qui saranno un po' brevi, così li facciamo in pillole per alcuni titoli, tra cui anche questo. Qualche garetta, un po' di modifiche e via di prepotenza. Ok, dopo un caricamento a dir poco biblico ce l'abbiamo fatta, siamo in gara. Eccoci. Vediamo come si comporta questa americana. Sbam. Mazza. Ok, non gira molto. Porca troia. Vaffanculo. Naturalmente bisogna andare di cattiveria e prepotenza. Occhio adesso che ci iniziamo ad incrociare. Cazzo.
porca troia. Allora, questo gioco a livello di estetica, ammaccature, distruzione è una figata. Io spero che Opela, che lo sviluppo vada avanti a pressione, perché è fighissimo. Allora, all'inizio era anche molto, ma molto pesante. Vabbè, anche adesso, non è che sia... Occhio, rallento. Leggerissimo, perché calcolate che con la configurazione che ho, per chi non lo sapesse, può andare a vedere il video di assemblaggio del PC. C'è la playlist, aspetta, piano, piano. Cazzo! Guarda sti bastardi. Oh! Ah, togliti dal cazzo! Ma no, ma dai, ma che cos'è? Come cazzo? Siete dei fottuti bastardi. Ma io ho perso una... No, non ho perso una ruota, sono semplicemente all'interno del tracciato. Ecco, vabbè, ci sono ancora dei bug. Ah, reset car, cioè. Ma vaffanculo. Ma questa è bastardaggine. Comunque, dicevo, potevamo farlo molto prima, ma non sapevo ci fosse questa opzione. Dicevo, con la configurazione che ho, andiamo sui 55 frame, 50-55 frame al secondo. Però con tutto al massimo, Poi vabbè, dal video su YouTube magari non rende tantissimo, ma visivamente è uno spettacolo. Poi c'è da gestire tutta la distruzione dei veicoli con tutti questi pezzi. Vabbè, ma quello ha vinto, ma tu madre è un po'... Vaffanculo. Aspetta, la rifacciamo. Dai, è fighissima questa, che è troppo figo questo tracciato. È figo perché, come detto, essere primo non significa vincere, ma anzi, rischi di incrociarti prima con le altre vetture. Già ci stiamo incrociando al primo mezzo giro, quindi... Guarda qua che prepotenza. È cattiva quest'auto comunque. Tutta nera con questa livrea di prepotenza. Occhio, perché adesso mi sa che iniziamo ad incrociare le altre auto. Mamma mia. Aspetta, aspetta. Cazzo, mamma mia. Rischio. Attenzione. Vai così. Occhio. Non è successo niente, non è successo niente. Su due ruote, attenzione. Questi sono i doppiati. E togli... Ma cos'è quella lì davanti? Ma buon uomo, lei sta morendo male, glielo dico. No. Cazzo. Dove devo andare? Qua mi sa. Quello lì stava messo malissimo comunque. Cioè non c'era rimasto niente dell'auto. Aspetta. Mamma mia, le tempistiche, le tempistiche. Dai, dai, cazzo. Ma come, solo due secondi di distacco. Attenzione. E toglietevi dai coglioni. Vai, vai così. Attenzione, attenzione alle tempistiche. Va bene, fino a quando siamo noi che tamponiamo. È tutto legale, è tutto legale. Attenzione, aia, aia, mamma mia. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Quello lì è morto comunque. Era quello parcheggiato qui di lato. Questa è grande prepotenza, questa è grande prepotenza. Ci è piaciuta, ci è piaciuta. Continua, continua. Aspetta. Sì, sto giocando con il pad. Nel caso ve lo stavate chiedendo, ci ha dato un po' di soldini. Pochi in realtà. Avanti con la prossima gara. Questa volta. Vedo che qua succede un macello. Dai, proviamo questo. Quante auto possiamo mettere? Ce ne possiamo mettere di più? No, massimo sono 23. Giri, non sappiamo quanto sia lungo il tracciato. Però qua è tipo NASCAR, Qua è tipo NASCAR, quindi botta dalla distanza e via. Ok, dopo un altro caricamento biblico ce l'abbiamo fatta. Allora, stanno pian piano... Calcolate che siamo ancora nella fase pre-alfa dopo mille anni, vorrei sottolineare. Questa non è una cosa granché positiva. Per il resto, ok, stanno migliorando pian piano le cose. Però, porca troia, i caricamenti tra una gara
e l'altro, meglio, i caricamenti per entrare in gara sono a dir poco biblici. Ogni volta che lo gioco sono sempre più lunghi. Non so che cosa stiano facendo a riguardo, ma non lo so. Attenzione, perché quell'auto se ne va. Non è stato voluto questo tamponamento, è stato un errore. In realtà volevo farla girare così creavo il panico nelle retrovie, ma in realtà forse la difficoltà è un po' bassa, però va bene, dai. Aspettate, adesso ci riproviamo con questo qua. Ma devo rallentare, ma scusi. Ma non ti ha insegnato niente il film Giorni di Tuono? Olè. Guardala lì però l'altra come va, l'auto di Fantozzi. Vai così, tiralo. Piano, piano. Cioè piano ma non troppo. Chiude la porta, chiude la porta. Qua abbiamo tirato troppo il freno a mano, attenzione. Allora, diciamo che dobbiamo aumentare un po' la difficoltà, secondo me, almeno in queste gare. L'altra dove magari c'è il lotto che comunque va a mischiare le carte in tavola, ci può stare. Ma questa qui dove la pura potenza, qui con motore americano, sta facendo sentire. Ok, ok. Allora, a questo punto possiamo fare eventualmente un Destruction Derby. Ma cazzo, ci ha dato tantissimi soldi. Ma scusa, la faccio a pressione allora questa gara per avere dei soldi. Prossima gara, aspettate che selezioniamo un... Ma questa che è in costruzione? Non lo so, non è che mi fidi più di tanto. Aspettate, lo stadio. Stadio piccolo. No, stadio grande, dai. Però 23 auto è troppo. Se no ci mettiamo una settimana. Facciamo stadio grande con 15 auto o stadio piccolo con 15 auto, vai. Qua l'ultimo che sopravvive ha vinto. Probabilmente ci vediamo tra una settimana quando ha finito di caricare. Tra l'altro un paio di volte ho dovuto anche chiudere il gioco e si era impallato durante i caricamenti. E invece no, attenzione, adesso invece ce l'ha fatta al volo. Allora forse era quello che si impalla. Ma questo è troppo piccolo. Questo non è uno stadio, è un parcheggio abusivo. Comunque qua, come vedete lì in basso a sinistra, abbiamo le condizioni della nostra auto. Che è ma aspetta che sguiscia tantissimo. È ripreso molto da Destruction Derby quella cosa. Aspetta. Aspetta, qua andiamo anche di retromarcia perché davanti abbiamo il motore, quindi il nostro obiettivo è anche, cazzo, preservare il motore eventualmente, poi fino a un certo punto. Scusi, aspetta, vai qua, carica tutto, vattene a fanculo, carica tutto, vai di retro. Bam. Allora, nel lato posteriore siamo messi un po' male, eh? Anteriore anche. Che figata. No, però, cioè, visivamente è veramente figo, eh. Si può dire. Oppela. Questo lo dobbiamo dire. Cazzo. Race car. Aspetta, quello sta messo male. Vieni qua. Prendete quell'uomo. L'auto numero 18. L'auto, vabbè, ormai non c'è rimasto molto di auto. Vai di retro. Spam. Aspetta, togliamoci dal gruppone. Anche perché, come vedete, è piuttosto pesantino perché ci rimangono i pezzi. Guarda là come si accaniscono. Rimangono tutti questi detriti che fanno comunque peso a livello di elaborazione dati. Però è figo, è figo. Aspettate, maledetti bastardi. Anche noi non è che stiamo messi benissimo, però c'è chi sta peggio di noi. E noi li tamponiamo. Aspetta, questo secondo me
Cazzo, me l'hai tolto da sotto le grinte. Guarda questo. Aspetta, no, a te ti devo distruggere male. Fammi fare... Guarda là, Fantozzi con la sua auto. Aspetti. Grande così. Dov'è quello? No, non era lui. Forse è esploso. Forse è morto. Ah, eccolo là, era il 22, credo. Carica, carica. Carica il colpo. Quello lì... No, questo... Togliti dai coglioni. Eh sì, perché se distruggete le altre auto comunque so punti. Me l'hanno tolta da... Però siete dei... Vedete, lì in alto a sinistra abbiamo i takedown fatti. Cioè nessuno al momento, perché me li stanno togliendo da sotto le grinfie. Comunque anche noi siamo messi veramente male. Aspetta. Ti sei salvato a culo, fratello. Oppela. Sta succedendo un macello, sta succedendo. Aspetta. Non facciamoci imbottigliare, se no non ne usciamo più. E pappa il culo, a giovane. Fermi tutti, dove va lei? Venga qui. Ok, ci ha dato un takedown. Vai di retro, vai di retro. Quell'uomo lì. Puttana Eva. Dove va? Aspetta, ho perso il controllo dell'auto. Dov'è? E togliti le coglioni, sei morto però. Aspetta, questo a panino. Cazzo, ci ha fregato male. Nel mischione. Olè. No, ho distrutto pure la mia auto. Cazzo. Maledetti bastardi. Vabbè. Comunque qualcuno l'abbiamo distrutto. Quanto abbiamo guadagnato? $435, ma se ne vanno mille in riparazioni. Comunque ragazzi, detto questo, io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Wreckfest Next Car Game. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E noi ci vediamo con i prossimi appuntamenti, perché questo qui lo proseguiamo. Magari video brevi ogni tanto, così diamo un'occhiatina, spacchiamo due auto, compresa la nostra, naturalmente. E dai, ci vediamo allora con il prossimo episodio. Facci vedere il motorone. Grande così. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.